Bene, allora sta già squillando il telefono. Meno male. Immediato. Sì. Tu sai cosa abbiamo... telefonate? Sì, abbiamo un inviato sportivo, lo sai, vero? No, Tonino, no. Lo so, è sì, pronto, no, buonasera. No, no. Aspetta un attimo, rimani in linea. Allora, abbiamo sì. Tonino, a te piace lo sport? Molto, ne ho fatto tanto. Tipo, ho fatto basket. Bravo, ecco, bravo. Anche se facevo il playmaker, sì, accetta. Attenzione, attenzione. Ho poi fatto basket, calcio, tennis. Tennis? Sì, e poi a Godia, andavo spesso a Godia. C'è un altro tipo di sport, un'altra cosa. Quello più un'acquitazione da camera, ma lasciamo perdere. Molto bene. Allora, 340 9868 174 per scrivere tutti gli sms che volete. Scrivete, anche per scrivete, chiedere scrivete. Ai nostri ospiti qualche cosa. Dico sì, bene. Sì, assolutamente. Anche no. Qualcuno vuole sapere informazioni sulla sagra della patata, per esempio. Ecco, esatto. Allora, abbiamo Tonino comunque, abbiamo telefonato. Abbiamo Tonino. Possiamo anche Tonino. Già chiudere la telefonata. Allora, pronto? Sì, pronto, eccomi qua ragazzi, ecco. Buonasera. Buonasera, benvenuto. Pimpante. Bello pimpante Tonino questa sera. Oh, io mi trovo in un parcheggio, come al solito. Però sono fresco e reduce dal Gran Premio di Germania della MotoGP. Sì. Ho molte cose da raccontarvi. Ah beh, ricordiamo per che è andata poco bene, no? Per Valentino Rossi. Valentino Rossi. Esatto. Allora, cosa ci conti? Allora, Claudio, lui ci racconta sempre scoop. Sì, cose sì. Interessanti, cose che tante volte non si sanno. Lui riesce sempre a scovare qualcosa di importante. Amicizie, bene, diciamo. Bene. Ecco, questa Tony, è la speranza. Esatto. Quindi infatti, qual è il prossimo? Sentiamo. Allora, sai, infatti allora. Non so raccontarvi il fatto che comunque Valentino era vicino alla vittoria, sul fatto che quando stava prendo era bagnato per terra, quindi era primo, andava avanti benissimo, però voi sapete benissimo che a un certo punto è successo che ha cambiato le gomme troppo tardi e purtroppo sì. Non gli è andata bene. Succede, è un errore di calcolo ai box che tutti sanno che in Formula 1 accade. Hanno sbagliato in 5 allora, Tonino, non solo Valentino. Questo è quello che si sa dalle televisioni, però io che scuro, ovviamente giornalista sportivo mi sono ritrovato sui box e quindi ho sentito cosa si sono detti Valentino Rossi col meccanico. Allora aspetta, tu ci stai portando attenzione, chiacchierata bene. La chiacchierata tra Valentino Rossi e il suo meccanico. Bravissimo, non ci bravissimo. Credo. Io ero lì, ho sentito tutto. Ho sentito che lui è arrivato con la moto di corsa e a un certo punto gli ha detto è successo questo, sì. Dai, sbrigati veloce, devo cambiare le gomme, dai, muoviti. Ma però non è bello il meccanico gli risponde: ma io non ho le gomme pronte, io ho pronta la moto, ma io non voglio cambiare la moto, voglio cambiare le gomme. E lì discutevano, a un certo punto gli ha detto: ma io ti ho preparato una moto speciale, una Fistigarelli che fai 350 km orari sul rettilineo. Sembri più Oriano Ferrari che non il meccanico. A un certo punto Valentino ha preso questo 50 e ha detto: sta zitto, cosa? Ha preso il 50. Cosa stai dicendo? No, ascolta, ha detto: se non vinco la gara ti faccio una sgomata sulla schiena. Il tatuaggio per tutta la schiena, tutta la vita. Come sempre sei stato molto esaudiente, grazie, eccoci. Basta, finito, mamma mia, incredibile. Potete fargli cambiare lavoro a questa volta? No, io ti chiedo, continuo a ripetere, ma perché lo chiamiamo? Lo chiamiamo? Bene, allora torniamo con Claudio Moretti. Volete avere successo? Sì, ecco. Vogliamo avere successo. Mandate il vostro inviato ad un'altra TV. Benissimo, ha già capito tutto.